L'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro è più facile che sia utilizzata così. Ed è qui che si incominciano ad aprire i primi dubbi, dove diciamo sì, va bene, quindi grazie a una normale telecamera e all'intelligenza artificiale un datore di lavoro è in grado di misurare la produttività esatta di quante stazze Anna, Vika, Elena producono e quanto tempo i clienti stanno nel posto al fine di ottimizzare tutto. Qui tutto bene dal punto di vista tecnico, ma a tutti sta venendo in mente la stessa cosa. Sì, ma da quello etico c'è qualcosa che non va. Forse. È giusto? È sbagliato? Non lo so. Però ci poniamo la domanda, no? E ci poniamo la domanda, forse a questo punto, anche se è giusto o sbagliato, immaginare una società